ragazzi, qui è Ron, bentornati, siamo qui finalmente, incredibile con Johnny Crick. Doveva essere una live streaming questa, ma abbiamo avuto problemi tecnici e quindi abbiamo detto facciamola old school. Cioè esatto, io e lui, Teo. Due facecam, una partita, la partita definitiva, perché mancava soltanto questa nel calendario e guarda caso siamo a due punti di distanza dopo una cavalcata incredibile, quindi questa teoricamente è la finale del campionato Putin nella Godo. Sì, intanto ragazzi, comunque vada, cioè lasciamo perdere che io questo campionato non si sa per quale divinità presente nell'universo, io ho pareggiato una volta e tu Teo quante, scusa? Allora io qua per fare le cose fatte bene, no? C'ho un foglio come tutti i grandissimi... Ah, allora dimmelo, madonna! Come tutti i grandissimi, sai, Caressa e Bergomi si fanno gli appunti prima delle gran finali con le statistiche. Ah, okay. Allora, le mie statistiche poi tu smentisci, conferma e dimmi, dicono Johnny Crick e Ron sono imbattuti per il momento in questo campionato, cosa incredibile. Mi pare di sì, perché tu mi hai regalato un rigore alla fine. Esatto, quindi io ho fatto tre pareggi, tu ne hai fatti due, motivo per cui tu hai due punti in più. Pareggio più, non mi interessa un cazzo. Vabbè, io o perdo brutalmente contro di te. Sì, non fare tutte ste robe. Allora, la seconda cosa dice che Johnny era stato campione Foot me la godo di due anni fa. Nel 1936, mi pare. Battendo Ron in finale, quindi io ho un brutto ricordo delle finali giocate con te. Ron è sempre stato secondo nelle ultime tre, nonché tutte le edizioni del campionato. Grazie che sei arrivato almeno stavolta. Ho scritto Ron si caga sotto durante le finali. Ma vedi, scusami, vedi la sconfitta con Zamp nel 2013, perché le ho perse tutte. Scusa, ma tu nel fogliettino hai scritto Ron prima di parlare di te. Certo, stesso. Perché bisogna fare le cose fatte bene. Poi ho scritto Johnny Crick ha rubato all'andata. Ma che cazzo stai dicendo? Mi hai dato tu il rigore, sta zitto. Era un rigore completamente inesistente. Ma non è che si possono fare così, aspetta, le statistiche dicendo qua... Johnny Crick ha rubato 50 euro PayPal. Ah no, niente, queste sono cose... Sì, sì, leggimi il fogliettino, 50... No, però, questo era uno scherzo, però c'è una scommessa da proporti, Johnny, il fogliettino è finito. Sì, dai, proponimi sta scommessa, sentiamo cos'è. Chiunque vinca questa partita e questo campionato, quindi, non potrà vantarsi di Teo. Ho vinto il campionato, sono il campione, no, me la godo. Non puoi togliermi questo. Ma non posso neanche telefonarti di notte o mandare i messaggi dicendo sono il campione del torneo FIFA. No. Però devi dire anche te esattamente qui, giuro solennemente, davanti a Johnny Crick e davanti a tutti i fratelli che ci stanno guardando, che se vincerò, cosa molto probabile perché io non ho mai vinto contro di te, non mi vanterò con Johnny Crick anche la notte mandando i messaggi che sono il numero uno. Dillo. Mi verrà difficile, però tu dillo. Lo giuro. Va bene, allora ci sto. Il clima si è creato. La situazione è calda. Johnny Crick è molto caldo. Ma Teo, perché di queste robe in una partita di calcio? Cosa sei? Tu sei bagnato allora? Un pochino sì. Invitami, merda. Vai. Ragazzi, ci siamo. Il problema è che Johnny Crick parte con un vantaggio psicologico di due punti in più e lui può anche pareggiare. Oh, conoscendolo, ma lo vuoi? Lo vuoi? Taci! Lo taci, vuoi? Capra! Capra! No, è perché vero, anche ma che stadio di merda che hai! Camperai in difesa e andrai in contropiede, lo so. Perché già anche. Tanto il tuo gameplay non si vede se io metto ultra difensiva. L'hai già messo, tanto. Non l'ho messa, non sono un cane. È iniziata la finale, porco due, c'ho l'ansia. Sta zitto. Italia-Francia, speriamo che vada come nel 2006, porco due. Sì, ora si vede che te ho un attimo agitato, attenzione. Sì, nota, si vede io che è agitato. Zitto, sì, non ce la faccio a parlare nelle partite. Vai, Paul. Ehi. Che poi non è per la finale, io è proprio, cioè, la sensazione... Ma è la sfida. Ah, che cazzo fa? È proprio la sensazione di sfida che ho nei confronti di quest'uomo. Non è perché questa è una finale di un torneo. Oh! Taci. Che poi vedi a me sta cosa sta sul cazzo perché Giovinco non potrebbe giocare sta partita. No, fuori gioco. Dovrebbe essere a scuola. Gol. Ah no, effettivamente la scuola è finita, quindi potrebbe... È finita la scuola, Zimò ha ripreso a fare gli allenamenti con serietà. Sì per Insigne. No, Insigne. No. Go Insigne. Sti due colossi, no. Se Teo... No, si parte. No! Ti stavo passando, merda. Che cosa sto rischiando? Sto facendo delle puttanate che non stanno... No! Oh! No! Vai, Candreva! Ragazzi, non ci credo! No, ragazzi, qua sta penetrando un po' troppo. Buona! No, si è bagga... Verrà!
Verratti! Salazza, non ci credo! No, non ci credo! No! Sì, sì, sì. No! No! No, cane di merda, sei un cane! Sta zitto, non è successo niente! Si drogano! Oddio, oddio, no! Oh, tira! No, Griezmann! Gigi, butterà! No, vabbè, no, dai, dai, Johnny, cos'è? Sì! Sì! Cos'è traverse? Cos'è sta roba? Non l'ha spazzata, gli è rimasta di spalle. Cosa ha fatto? Sei traversa gol. Sì, ma perché nelle finali però diventi psicologicamente... Cioè, tipo, si vede che ti agiti e giochi peggio. Certo che mi agito, c'è proprio una traversa, non ci credo. Mamma mia, come sta... Ascoltami, ragazzi, se questo entrava io mi lanciavo dal balcone. Perché non si propone nessuno? Ma come sta fuori dall'area a fare melina sto cane, no? Oh, no, cazzo! Queste cose! Cosa? Oddio! Come ho fatto a Non esce sbagliare? nel portiere, ne salta il difensore! Cosa sono queste cose? Come hai fatto a sbagliare, Griezmann? Perché c'è Vieira con Giovinco in mezzo al campo a prenderla di testa? Non lo capirò mai! Porco due, gli arriva il pisello, gli arriva! È lì che salta, cosa salti? Ma come mi aspetta sto cane? Non ti fai spella la gente. Ho fatto la cazzata! Ho fatto la cazzata! Ho fatto la cazzata! Giovinco, ridi! No! No! Assolutamente inesistente! E che cosa? Era senza palla! Cosa? Dagli il rosso! Cosa? Ma sì! Dai, cos'è sto script? Debussy di merda! Dai, no, Teo, no, no, bisogna rifare, quitta, è un complotto. Ma che cazzo quitto, tua sorella? Ma no, ma era lontanissima la palla! Appunto, mi è travolto! Non è rigore questo, Johnny, dai, dai! Ma no, mi ha saltato addosso, che rigore è? Dai, ma guarda, gli ha fatto un Bobo. Bobo! Bobo! Sapevo! Sì, Bobo! Siamo ancora vivi al 45esimo! Rialzeriamo la partita, ma non basta! Sì, Bobo! No, ragazzi, dai, non va bene. Cioè, mi manca il terzino, come faccio adesso? Infatti, tutti sulla... tutta palla sul terzino. No, Teo, è una... Guarda, io lo sapevo, guarda, veramente. Vabbè, tanto poi si saprà che... Cosa vuoi, Johnny? Cosa vuoi? Hai pareggiato con un rigore inesistente... Che cazzo stai dicendo? E questo che era netto ti lamenti. Ma perché ho fatto quella scivolata di merda, porca... Secondo tempo, ci giochiamo tutto negli stai ultimi 45 minuti. No, fare ste cose! Non mi ha preso la finta, non mi ha preso... Oddio, Griezmann. Oddio, Griezmann, non si ferma, ragazzi. No! What the fuck? Zio, si sono aperti tutti! Guarda come... Abate, gli ha fatto il giro tondo! Griezmann è infermabile! Oh, cazzo! Oh, mio Dio! Bobo, tira! L'immortacci tua! E di chi si... E chi ti... E di chi cosa? E di chi ti sei trombato, volevo dire, ma... Stai impazzendo, raga, stai impazzendo! Stai impazzendo! Ancora! Giovinco e Vieira! Vabbè, ma si vede che sono... Porca puttana! Vede che sono fidanzati ufficialmente. Vieni qua, Teo. Dove stai andando, Van Nistelrooy? Guarda quanto è lento, oh, raga. Dai, Varane. Vai. No, ho fatto... Ah, mi è scappato il tasto. Insegna, segnalo, sì. Sì, cazzo. Zitto che ti porti sfiga. Quel tasto di nuovo. Stavo per fare un altro rigore. Devo un attimo, guarda qui. Mi stai spacciando. Sì, sì. Ma perché sono troppo lontani i tasti dell'Xbox? Ma no, ma cosa stai dicendo? Sta zitto. Ma sono uguali. Sculato di merda. Muoviti, siamo schiaccia di nuovo pari. Uomo di merda. Sta zitto che non è finita ancora. Dammi la palla. Porco due, vai Bobone. Fai come Griezmann. Dove andare? Dritto per dritto. Che cazzo. Dove... Vabbè, ragazzi, dai, però vedi che non c'è il terzino. Vedi che non c'è il terzino. Bobo! Oddio. Buone, Bobo! Bobo! Oh, arbitro! Oh! Oh, Johnny! Stai zitto! Che scandaloso! Una skill. Qua sarà un assalto finale, ragazzi. Dobbiamo cercare tutto per tutto. Ho fatto una skill. Vai, Bobone! Noli! Passa, oh, che cazzo fa? No, ragazzi, mi sto agitando, ragazzi, mi sto agitando! Insigne! Cazzo, si è messo a fare il muro davanti alla difesa. Io metto in offensiva anche se in contropiede fotte in cazzo. Non c'è il terzino a destra, non c'è nessuno. Cosa va, fa? Bobo, sfonda! No, è Giovinco che è fuori gioco! C'è la cantrema di qua.
Oh, ragazzi, mi sto agitando, sto premendo troppe volte la scivolata, eh. Di testa, questa è la partita più scrippata della storia, maledetto. Scrippata soprattutto. Vieni qui. Teo, guarda che io lo so che hai dato tu giri così intorno perché mi fai le skill aspettando che venga il rigore. Vai. Ovviamente. Vai a scuola, Giovinco! Giovinco! Wow. Rigore! Cosa? Cosa? Ma l'ha dato! Come rigore? Cosa? Ma dove? Ma come? Ma quando? Ma cos'è questa espulsione? No, dai, regà, no, vabbè, oh, dai, no, ma dove? Cosa? Ah, non ho fatto letto! Non ho fatto nessuna scivolata in tutto il cazzo di coso! No, dai, regà, vabbè, dai, ma che cazzo è? Ma dai, oh. Oddio. Oddio. Oh! Come dire di danni mondiali. Stai zitto. Stai zitto. Due espulsioni. Io non ho schiacciato, come si chiama qua, X. Non l'ho premuto. Regà. Oh. Ma guarda, guardalo, che... guardalo, la rischia così. Con due espulsioni nettamente inesistenti, io Matuidino non mai, levati dal cazzo, madonna, non c'è nessuno. Vai Bobo! Fallo. Cosa? Gianni mi continua a falciare però a quanto pare. Fischia arbitro, porco due. La mia prima gioia potrebbe essere la mia prima gioia. Vai. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Sì, sfrutta il buco. Non c'era nessuno, Teo. Cosa fa la palla? Guarda quello! Che cazzo fa Koscielny? Cosa cazzo? In mezzo a quattro persone più importanti. Dai, ragazzi, no. Ma Johnny, hai fatto un gol con Griezmann che se sono aperte le acque peggio di Mosè, cioè non ho capito. Mai visto una buggata del genere. Oh, fermatelo adesso! Fischia, arbitro! Non c'è nessuno, regà! Non c'era nessuno! È finita, Beppe! Vabbè, ragazzi, va bene. Cioè, che se devo dire? Abbiamo giocato. Purtroppo Ron ha vinto. Diciamo che c'è stato... Ma il primo fallo va bene. Ho sbagliato, ho ammesso, ho detto tutto. Ok. Ma io, il secondo, la X... Non l'ho fottutamente premuta, quindi adesso io telefono. Johnny, quello è il karma dei Chiellini dell'andata. Karma. Io adesso telefono. Tu la vuoi la tua macchina, Teo? Chiellini è stato espulso per un rigore inesistente all'andata. Ma mi ha espulso due persone. Ma il primo era palese. Ma il non primo l'ho, era palese. Era completamente... Dai, ragazzi, cioè Giovinco si è tuffato. Ma fammi vedere, qua si vede. Guarda qua la traversa, porco due. Allora, signori, non posso esultare per la cosa che ci siamo detti nella intro. Quello quindi esultate voi se volete nei commenti. Lasciate sotto un commento. Però posso esultare per Bobo Vieri, capocannoniere. Non ho vinto io, ma l'Italia ha vinto il campionato football. Guarda che significa che hai vinto tu se dici che l'Italia ha vinto. No, l'Italia io non ho vinto, Johnny. Signori, partita comunque equilibrata. Una partita che è andata a chiudere questo campionato, me la godo, durato ben 14 settimane, ci ha fatto compagnia per 14 settimane. Tanta roba, raga. Bel torneo, al di là di tutto, al di là dei punteggi, di quello che chi è arrivato prima, dopo, ci siamo divertiti, è stato bello in compagnia. Puntiamo di farne un altro l'anno prossimo, poi vedremo con più persone possibili. Sicuramente faremo squadre allargatissime, ci sarà un mare di gente. Sì, ci saranno più persone, dipende, sì. Anche perché probabilmente lo faremo sempre su Xbox, quindi vedremo pochi avrà l'Xbox, faremo in modo di... avere l'Xbox a più persone possibili per poi fare il torneo anche l'anno prossimo. Per questo ci serve anche il vostro supporto, quindi per l'ultima partita, per l'ultima giornata, io chiederei di arrivare a 20.000 like. Ce la possiamo fare con un commento qualsiasi che riguardi il campionato, questo campionato, su come è andata, esatto. Su cosa ne pensate delle prestazioni dei vari giocatori, del campionato in generale, insomma, che, qualcosa che riguardi, che partita, ragazzi, queste 14 settimane. Leonardo DiCaprion ce l'ha fatta. Stai zitto, Ron. Stai zitto. Guarda che stai sforando la scommessa. Ah, non e soprattutto posso. So dove abiti. Giorgi, comunque devo farti i miei complimenti per questo campionato. Anzi, guarda, io sarò corretto e dirò: bravo Giastron, hai giocato bene. Io sono più che corretto dicendo: Johnny, hai fatto un gran campionato. Forse quello di Giovinco, ok, forse quello c'era. Johnny, l'hai detto 20 volte, dobbiamo chiudere questo video che dura mezz'ora. Ma l'altro non c'era, ragazzi, mi dispiace. E io, Giron, ti voglio bene. Viva YouTube Italia. Ci vediamo al prossimo campionato. Grazie, raga. Bella.
possible to see.